Benvenuti sul canale Technology 73. Siamo alla seconda stagione con PES 2019 e questa è la formazione che mi è rimasta: Dybala, Boer, Salah, Khedira, Real, Kane, Chiellini, Van Dijk, Bonucci, João Cancelo, Szczęsny. Poi a disposizione abbiamo Perin, Pinsoglio, Del Favero, Bernardeschi, Fagioli, Lozano, Zlazacez, Giroud, Russo, Rugani, De Mirabuo, Olazza. Olazza è l'ultimo arrivato. Si gioca con un 4-3-3. Siamo reduci dalla vittoria del campionato scorso e della Champions League dell'anno scorso contro il Paris Saint-Germain. Quindi ora stavo cercando di fare una formazione abbastanza competitiva per provare a fare il triplete. Siamo in pieno mercato.
ci fermeremo, in questo episodio ci fermeremo prima di iniziare il torneo, facciamo un po' di mercato, vediamo come procede. Asia, siamo in Asia, siamo vicini in Asia. Poi abbiamo la finale di Supercoppa Europea, la Supercoppa Italiana. Allora, se andiamo a dire che le trattative per il trasferimento di Oada, le trattative per il trasferimento di Ramsey si sono arenate, il trasferimento di Guarini si sono arenate. Yeah.
Australia, il Ghana, il Giappone, gli Stati Uniti, l'Uruguay e l'Ucraina. Un'altra parte bisogna rispondere. Offerta ricevuta. Oggetto nato. Ci fa sul serio, perché la prossima dovrebbe essere la finale Supercoppa Europea. Ok, io direi che siamo arrivati qua, abbiamo fatto un po' di mercato, notizia stampa e niente, ci fermiamo qua e vediamo un attimo se proseguire questa avventura su PES. E vi saluto ragazzi, mi raccomando, mettete piace, condividete il video e niente, alla prossima con Tecno Alex 73. Ciao a tutti.